Marcello Creti, a cura di Daniela Frattura. Una sera si presentò un'entità che si esprimeva in spagnolo e anche questa volta si trattava di uno spagnolo contraffatto, forse un dialetto di qualche regione. Durante l'intervallo alcune persone vennero al mio tavolo, erano filippini di passaggio per Roma. Alcuni loro amici li avevano portati alla seduta medianica. Quei filippini erano felici, dissero che non avrebbero mai immaginato di sentire a Roma parlare una forma dialettale filippina tipica degli abitanti di una piccola isola della loro patria. Un fenomeno che si realizza spesso nelle mie sedute e che mi lascia sempre molto perplesso è quello della materializzazione. Vedere improvvisamente apparire davanti ai nostri occhi un oggetto che qualche attimo prima non esisteva è sempre un fatto di grande fascino. Una sera si presentò un'entità che disse di essere lo spirito di una suora romana, morta da pochi giorni. Parlò a lungo, fornendo dati e particolari che rendevano la seduta estremamente interessante. Ad un certo momento, il direttore della seduta chiese a quell'entità di dare un segno, una prova della sua identità. Va bene, rispose lo spirito della suora, e in quel momento, in mezzo al tavolo, apparve con una piccola massa grigia, gassosa, che dopo qualche attimo svanì, lasciando apparire una catenina d'oro. Lo spirito della suora disse che quella catenina era sua, l'aveva portata al collo tutta la vita. Disse anche che le consorelle del suo convento avrebbero potuto identificarla. Il giorno dopo mi recai dalla madre superiora del convento romano indicato dalla suora e le raccontai quanto era accaduto durante la seduta medianica. La suora mi ascoltò incredula, ma quando estrassi dalla tasca la catenina e gliela mostrai, esclamò spaventata: Madre Santa, questa è proprio la catenina della nostra consorella. Mi disse che con quella catenina al collo la suora era stata sepolta. La curiosità e il desiderio di verificare quello strano fatto erano fortissimi in me. Pregai la madre superiora di aiutarmi ad andare fino in fondo. Riuscimmo ad ottenere le varie autorizzazioni per riesumare la salma della suora e con incredibile sorpresa fu constatato che la morta non aveva più al collo la catenina d'oro con la quale era stata sepolta.